Dopo la fine dell'avventura all'interno della casa del Grande Fratello VIP, Antonella Elia pare che abbia rilasciato delle importanti dichiarazioni nel corso di una lunga intervista al settimanale Chi. A quanto pare, nel corso di questa intervista rilasciata proprio al conduttore di questa quarta edizione del Grande Fratello VIP, ovvero Alfonso Signorini, la showgirl ha fatto una rivelazione piuttosto scioccante. Non c'è che dire sul fatto che Antonella sia stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello VIP e non si potranno dimenticare facilmente le continue liti con nelle altre coinquiline della casa e nello specifico con Valeria Marini e Fernanda Lessa. Adesso a distanza di qualche settimana dalla fine del reality, la donna si è concesse una lunga intervista e le sue dichiarazioni da una parte hanno commosso e dall'altra hanno spiazzato. Antonella Elia e la voglia di maternità. Durante la lunga intervista rilasciata da Alfonso Signorini, Antonella Elia ha parlato in generale di quanto sia stata importante questa esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. La showgirl ha anche parlato della maternità in generale, rivelando che prima d'ora non aveva mai sentito questa esigenza così tanto forte come la sta sentendo adesso. Stando alle sue parole, sembra che quando era giovane non avesse altro obiettivo se non quello di realizzarsi nella carriera e fare ciò che le piaceva e desiderava fare. Tuttavia il desiderio di diventare madre pare non disperarsi minimamente, cosa che invece adesso sarebbe molto importante per lei. Tuttavia oggi Antonella Elia ha 56 anni e per questa ragione diventare mamma sarebbe per lei un grande problema. Ad ogni modo sembra che Antonella stia pensando di intraprendere un percorso molto importante, quale quello di genitore affidatario al fine di fare qualcosa per gli altri, perché a suo dire ha un debito verso la vita. Questa confessione per certi versi ha spiazzato tutti quanti e tanto commosso i fan e tutti i lettori della rivista. La showgirl contro alcuni coinquilini, come abbiamo già avuto modo di anticipare però, nel corso dell'intervista Antonella Elia ha parlato delle tante controversie che sono scoppiate all'interno della casa tra lei e Fernanda Lessa. Entrambe hanno alle spalle un passato davvero molto difficile, ma ad ogni modo Antonella Elia sembra essere convinta del fatto di non volerlo più rivedere per il resto della sua vita la sua coinquilina. Antonella però ha litigato tanto anche con Valeria Marini sin da quando la showgirl ha fatto il suo ingresso in casa.